L'azienda è nata parecchi anni fa da mio nonno, una piccola azienda olivicola, ma fin dai primi del dopoguerra, diciamo. Faceva un altro mestiere, faceva un po' il muratore e quando guadagnava qualche soldino, oltre ad allevare i suoi 5 figli, trovato la possibilità, insomma, ha trovato il sistema di acquistare un piccolo oliveto. E ogni volta che riuscivano, questo mio nonno, anche mio padre, ogni volta che riuscivano a mettere insieme qualche piccolo gruzzoletto di le vecchie lire, la cosa che gli piaceva fare era acquistare olivi. Nel 2000 abbiamo cominciato a vendere il vino biologico. Nel 2001 siamo usciti col primo Sacrantino biologico. Nel 2001, Sacrantino biologico. Questa scelta 500 bottiglie, tutte firmate a mano, una per una. Questa scelta è uno stile di vita. Non è noi, perché io sono infermiera e mio fratello è medico. Quindi Omero è stato costretto a fare il biologico per stile di vita. Quando mi dice il dottore basta, non devi mangiare più, allora mi metto a dieta. Infatti se vedi, sei un ragazzo previdente. Mette le mani avanti. Se adesso non mangi quello, non bevi quello, allora che aspetti della vita? Muori e basta. E non hai mangiato, non hai bevuto. Quando ero ragazzino si facevano i famosi 2 mesi d'estate quando andavo a scuola per il motorino, per la benzina del motorino per ste cazzate, e sono entrato su un'azienda agricola dei tabacchi e lì pagavano molto bene. E praticamente è entrato in crisi il settore del tabacco perché hanno portato quasi la produzione all'estero, diminuito l'operi di dipendenti e dal settore tabacchicolo siamo passati a quello qui di vinicolo, che qui ancora funziona. Dal 2000 che ce n'aveva 500, ce n'ha 5.000 più del Sacrantino. È arrivato a 7.000 del Sacrantino. Poi secondo l'annata, quando ne porta al vigneto, insomma, abbiamo fatto il frantoio. Questo era il sogno del marito, fare il frantoio. Adesso l'ha realizzato, è contento. I primi soldini guadagnati per andare in giro con uno scooter, un motorino che fregavo, che rubavo a mio padre, l'ho guadagnati in un vecchio frantoio qui di Giano dell'Umbria, a 16 anni, smesso di andare a scuola perché non era la mia professione preferita. Pensavo a quei tempi, chissà se un giorno riuscirò a farmelo a casa mia. 60 anni, 61, questa cosa è avvenuta.